nuovo spazio, che in retroscena di solito facevamo anche qui, molto accogliente del Carignano, quindi insomma siamo felici di essere qui. Chiedo scusa a chi sto dando le spalle, ma in questo modo, scusate, ma sto un po', diciamo, a favore loro, perché mi piace ascoltare ma anche vedere, quindi la posizione sarà questa. Dunque, pochissime parole, perché intanto do il benvenuto a questa compagnia davvero notevole, un progetto stupendo. Il crogiolo di Miller, il capo ciurma è Filippo Dini, e a cui lascio subito la parola perché, come vedete, sono tanti e desidererei ascoltare ciascuno di loro, quindi taglio senza alcuna difficoltà l'introduzione e chiedo subito a Filippo, dato che abbiamo molto parlato del crogiolo e come hai anche scritto nelle note, hai un attaccamento particolare per questo testo che comincia molti anni fa. Ecco, volevo chiederti le ragioni e anche se eventualmente è mutato il tuo rapporto col testo, insomma, in questi anni, quali aspetti, quali elementi particolari ti hanno sollecitato e che ci hanno portato finalmente oggi a questo bellissimo spettacolo. Buongiorno a tutti, bentrovati. Dunque, io ho letto il crogiolo la prima volta circa 17 anni fa e da subito l'ho trovato straordinario e ho da subito cercato di metterlo in scena. Per quattro volte almeno, mi pare, ci sono andato molto vicino, proprio stavamo per iniziare le prove addirittura in alcuni casi e stava per essere messo in scena. Tutte e quattro le volte poi è andata male, ma per fortuna è andata bene questa volta. Io l'ho scritto anche da qualche parte, sono grato alla sorte perché lo spettacolo sia, quella sorte si è sempre rivelata negli anni più intelligenti di me, mi ha permesso di poterlo realizzare in questa epoca. Sempre di più ogni sera che andiamo in scena e la mattina quando mi sveglio leggo i giornali, mi rendo conto di quanto sia importante aver realizzato questo spettacolo proprio nella nostra epoca. Credo siamo tutti testimoni e protagonisti di un'epoca davvero che ha qualcosa di straordinario in molti sensi e quindi al di là dei fatti a volte purtroppo molto drammatici e a volte addirittura tragici che insomma in qualche modo popolano la nostra cronaca, mi sento parte di un'epoca straordinaria, fuori dall'ordinario. E quindi, a maggior ragione, ben venga il crogiolo di Arthur Miller. Quello che mi ha affascinato fin da subito è stata la grande passione che trasuda veramente questo testo. Passione in ogni direzione, perché prima di tutto è una storia appassionata, è una narrazione appassionata, piena di eventi stupefacenti, diciamo. E poi le motivazioni sempre appassionate che hanno portato alla scrittura di questo testo. Come quasi tutti voi saprete, lui l'ha scritto durante il maccartismo, quindi era in quel periodo vessato, diciamo, dalle accuse di essere filocomunista. E molti suoi colleghi altrettanto, quindi all'epoca si giocavano la carriera, perché soprattutto negli ambienti di Hollywood o comunque negli ambienti artistici americani all'epoca chi non faceva i nomi, chi veniva prima di tutto convocato dalla commissione per le attività anti-americane, così si chiamava, e non faceva i nomi, aveva chiuso completamente. Il suo più caro amico Elia Kazan fece il nome e lui ne rimase molto gradito, addirittura racconta in questa biografia che vi consiglio perché è molto piacevole da leggere, si intitola Svolte, racconta proprio che il giorno stesso in cui ha lasciato la casa del suo amico Elia Kazan, la moglie ancora per la strada mentre lui partiva con la macchina gli dice ancora qualcosa, come dire, non te la prendere più di tanto, gli dice qualcosa
del genere, e lui, terribilmente offeso, dice: pioveva, come se fossero le lacrime del cielo che cadevano sulla sua macchina. Lui si dirige in direzione di Salem. Arriva a Salem e lì attinge agli archivi del processo, il processo alle streghe avvenuto appunto nel 1692, dove mi pare una ventina di persone furono condannate a morte e impiccate, e mi pare che dice 150 persone furono arrestate. E anche lì diceva la legge del fare i nomi, esattamente come chi ha visto lo spettacolo può testimoniare: chi non fa i nomi viene condannato a morte. E quindi da subito, diciamo, per sommi capi, per rispondere alla tua domanda, è stata proprio la passione ripeto, in ogni direzione, la passione amorosa, che è quella che lui ha inserito, perché quella è del tutto inventata, non è parte degli atti del processo, la passione amorosa del protagonista per una ragazzina che lui seduce e abbandona, in qualche modo, o almeno secondo la mia interpretazione, e la passione vendicativa di tutti i protagonisti di questa storia, che intendono fare i conti con la propria vita, perché uno degli argomenti poi principali che mi ha appassionato, cerco di essere breve, non ci riesco, però uno degli argomenti che mi ha appassionato è stata proprio la rivendicazione personale rispetto alla propria vita intima, che è una cosa altrettanto, anche questa, altrettanto contemporanea, altrettanto parte della nostra epoca, ovvero riversare sugli altri, riversare sulla società i propri risentimenti, i propri crediti nei confronti della vita. Molto spesso si arriva all'età matura con un'idea tradita della propria, come se in qualche modo la vita avesse tradito la nostra infanzia, cioè i nostri sogni di bambino. Ognuno di noi si aspettava di diventare un grande chirurgo oppure un presidente degli Stati Uniti o anche molto meno, e non c'è riuscito. Ognuno di noi ha questi piccoli, mi viene da chiamarli fallimenti, anche se non è la parola adatta, e l'abitudine che io riscontro spesso nelle famiglie, nella mia famiglia, per la strada, agli incroci, al semaforo, quando bisogna parcheggiare. Io poi ho veramente un rapporto difficile con i parcheggi al mattino, quando porto le bambine a scuola, lì vedo le cose più orribili che poi non ho mai visto durante la giornata. L'odio più puro io lo vedo davanti alla scuola quando devo parcheggiare. Io cerco di non esprimerlo, ma lo vedo intorno a me in maniera abbastanza tangibile. Però dico, tutto questo è l'espressione di un risentimento personale, di qualcosa che non si è riuscito a fare, allora qualcuno la deve pagare. I piccoli odi quotidiani. C'è appunto, lo dicevo, l'ho scritto anche nelle note, c'è questa battuta meravigliosa di Chekhov, di Zio Vania, dove Elena Andreevna, un personaggio protagonista del Zio Vania, dice: non saranno gli incendi, le guerre a causare la fine dell'umanità, ma saranno questi miseri litigi, e sarà questo che ci condannerà a morte tutti quanti. E questa battuta mi ha molto accompagnato per tanto tempo, e la ritrovo qui nel Crogiuolo. I miseri litigi sono i miseri litigi che animano il popolo di Salem e lo costringono, o si autocostringono, ad una vendetta collettiva e quindi all'isteria collettiva. E questo è un'altra componente che mi ha molto affascinato rispetto a questa storia straordinaria, meravigliosa, questa cattedrale drammaturgica, mi viene da definirla. Sono quattro atti scritti, ogni atto in maniera diversa, sono come se fossero quattro spettacoli diversi, con quattro ambientazioni diverse, con quattro stili diversi. È un'opera straordinaria, famosa in tutto il mondo, ma questo per moltissime ragioni, però è estremamente famosa. Cito spesso che una volta mi è capitato di vederla citata, di veder citato il Crogiuolo, se non sbaglio, in una puntata dei Simpson, per dirvi quanto è famoso il Crogiuolo in tutto il mondo. Da noi no,
però è un capolavoro assoluto. Per rispondere brevemente alla seconda parte della domanda, alla tua domanda, negli anni io mi sono immaginato moltissime messe in scena di questo testo, però in realtà in questo spettacolo non ritrovo niente di tutto quello che avevo immaginato negli anni, perché come al solito poi la compagnia definisce in maniera, almeno per quanto mi riguarda, definisce in maniera determinante l'impianto registico, e questa volta sono stato addirittura, tanto non si sa chi c'era prima nelle altre edizioni, però è stata la migliore compagnia che potevo desiderare, e che non è, ora dico come mia, ma non è affatto mia, io sono completamente parte, e quindi è una grande compagnia non solo dal punto di vista numerico, ecco, ci sono personalità eccelse in questa compagnia. Sì, sono d'accordissimo, perché tanto do subito la parola a Manuela Mandracchia, che è tua moglie Elisabeth, ma fai anche un doppio ruolo, ovvero sei anche Rebecca. E piace molto l'Elisabeth di Manuela, perché su carta potrebbe essere un personaggio forse un po' bidimensionale, invece lei ci porta dentro la complessità anche di questa donna molto strana. Anche il tuo John, però, hai tolto tutte le tentazioni, i rischi, diciamo, di monumentalità, è anche quasi simpatico il personaggio, anche nelle sue contraddizioni, nella sua anche crudeltà, se vogliamo, nei confronti di Abigail, insieme di Peck. Manuela, volevo chiederti allora, davanti alla figura di Elisabeth, come hai proceduto, come sei entrata dentro questo percorso, e come ti sembra cambi lei all'interno del testo? O la vedi piuttosto come una figura salda che rimane tutto sommato coerente sempre? Ecco, che tipo di dinamismo c'è all'interno della figura? Che... Questo inciso, sì. Allora, quando abbiamo cominciato, mi fa molto piacere la cosa che hai detto, perché effettivamente leggendo il personaggio è il rischio di questa bidimensionalità, anche perché c'è un'ambientazione fine 1600, per cui insomma è una donna devota, e c'è questo rapporto un po' particolare con questo marito, no? Si intuisce subito che c'è un problema, lo vediamo subito dal primo atto, e poi si vedranno gli sviluppi della loro relazione. Ma appena ci siamo visti, Filippo mi ha detto subito una cosa che mi ha molto acceso, e che mi ha detto: pensa a Nora di Casa di Bambola dopo. E questa cosa mi ha molto stimolato, e mi ha fatto, anche per l'ambientazione che è senza tempo, noi non siamo ovviamente, non è ambientato nel 1600 il testo, è fine 1600, ma la nostra ambientazione non ha tempo, è un po' più vicino a noi, e allora io ho pensato a una donna un po' più vicina a Miller, forse una di queste donne che abbiamo visto, magari non so se vi è capitato di vedere un film che è Revolutionary Road, queste donne. Spesso Proctor dice di questa donna: è stata male, mia moglie sta male, è stata lei lo stessa, io sono stata male dopo il mio ultimo figlio per molto tempo, e mi sono chiesta qual è la malattia di questa donna, e ho azzardato, ovviamente un po' spinta dai suggerimenti, ho immaginato che fosse la depressione, e mi sono immaginata queste donne del periodo di Miller che cominciavano probabilmente a scoprirla, quella dimensione di una femminilità che è bloccata da una società che pensa in un certo modo, da un marito che probabilmente da una vita familiare fatta solo di casa, figli, e un marito che lavora sempre e che si fa tentare da una giovane ragazza, e quindi, no, con la complessità, però che porta non soltanto la gelosia, il conflitto con il marito, ma anche una riflessione sul suo essere donna in questa società, che è una società molto gretta, chiusa,
con delle dinamiche, il giudice lo racconterà all'inizio, la teocrazia, si parla di teocrazia, una società determina delle leggi, si dà delle leggi, in questo caso le prende a prestito dalla Bibbia, perché ha paura, perché si vuole difendere e crede che, no, crede che mettendosi insieme questa cosa, questa paura la possa fronteggiare, dandosi delle regole, ma queste regole finiscono per schiacciare e poi portare anche le frustrazioni di cui parlava Filippo all'inizio. Per cui sono regole che ci si dà per essere, per vincere, per stare insieme, e queste regole cominciano a schiacciare tutti quanti. E questa donna non lo racconta tantissimo, infatti. Questa è una cosa che mi piace molto, è molto nei silenzi di Elisabeth che c'è quella parte, che c'è questa parte di non detto, di una depressione strisciante, di una vita che non è andata come avrebbe voluto. E poi ho rubato anche delle cose, e poi finisco, da Jim Corrigan, che è un personaggio straordinario del testo, che a un certo punto, non volendo, denuncia la moglie perché sua moglie dice: ma leggi dei libri. E non leggono questi uomini, queste donne non leggono, non c'è letteratura, e non leggere, non avere un luogo dove confrontarsi con la propria anima, con i propri dubbi, è dura. E allora mi sono immaginata che invece forse Elisabeth nel segreto da qualche parte fosse come la moglie di Corey, che leggesse e sognasse un'altra vita. Invece schiacciata poi da un processo che sempre più prende, e la sua evoluzione è da questa solitudine, da questo tormento interiore, piano piano la condanna a morte le fa uscire invece forse qualcosa di anche molto eroico, è una donna che sa essere anche coerente con dei principi, forse anche un po' rigida, però è anche coerente con i principi. Verso la fine del testo Proctor le dice: tu non lo faresti mai, tu non confesseresti mai, sei in grado, vai fino in fondo, è una donna che fino in fondo non sa mentire, è una delle, non sa mentire quindi anche con se stessa, quindi è a se stessa, dice: io sono così, sono in questo stato. E questo la porterà a sbagliare, la porterà a condannare chi gli sta vicino, però anche invece a avere una forza interiore, una forza rispetto a tutto. E mi sono immaginata anche in questo collage, che come capirete è fatto di tanti pezzettini per ogni personaggio, anche proprio perché si parla anche di teocrazia, anche una di queste donne, mi immagino una di queste madri dei paesi islamici, che hanno dei figli pronti al martirio per una battaglia, forse politica, anche politica. E quindi c'è anche un pezzettino di questo in Elisabeth, sempre granellini e silenzi, però è un bel viaggio, ogni giorno è molto stimolante, perché ogni volta bisogna ritrovarlo e farlo accadere, e far accadere i silenzi, far accadere i cambiamenti in scena, e fare in modo che di volta in volta questi pezzetti emergano. È molto tutto interessante quello che dice Manuela, mi colpisce tantissimo l'importanza, l'accento che metti sulle storie, sulla letteratura. Perché diciamo la scrittura teatrale è stata un po', forse un po' maltrattata negli ultimi tempi, no? Si tende un po' ad abbandonare le scritture, a lavorare su altre chiavi, e invece questo confronto proprio con il drammatico, con le scritture teatrali, con i personaggi, penso che ci diano proprio la possibilità di questo confronto e di questo rapporto speculare anche con la nostra vita, con le nostre per fare il punto su dove siamo, ecco. È vero, Elisabeth sottolinea questo aspetto della parola, no? Del racconto, e
La figura di Elizabeth è la grande figura femminile centrale, ma accanto a lei diciamo il peso è quasi uguale sul piano scenico, è Abigail, e tutte le ragazze, tutte le figure femminili, perché questo è davvero un testo con una fortissima comunità femminile di ragazze molto giovani in una fase, come hai scritto tu Filippo, molto delicata della loro vita. E a me è piaciuto molto il lavoro che ha fatto Virginia, che l'ho scritto, ma l'ho messo storto così non ci fa leggere. Il lavoro di Virginia, che non conoscevo ancora bene, ma adesso ho messo a fuoco il suo lavoro d'attrice, la seguirò come il resto delle tue compagne di Sabba. E mi è piaciuto tantissimo perché Virginia ci fa capire che, ti ho visto così, che Abigail non è Eva, cioè non è appunto il male, no? Anche se poi Miller è subdolo, cioè la sua scrittura è talmente a più livelli, per cui quando poi c'è la caduta di Abigail noi un po' siamo anche contenti, ma poi di colpo ci ricordiamo che non è Abigail, è il contesto in cui lei non riesce a in qualche maniera fare i conti col suo trauma, con la sua ferita, per colpa di John. Quindi è sola, no? Invece mi ha molto commosso in realtà questa figura. Adesso ti lascio subito raccontarci di lei. E appunto è molto tridimensionale, è un mondo Abigail. Che cosa, come ci si sta dentro? Allora, mi si sente? Sì. Sì, Filippo mi ha detto proprio durante il provino, mi ha detto che questa ragazza non pensa, e per me questo è molto complicato. È un contesto in cui c'è l'immaginario nostro appartiene soltanto alle leggi, che in questo caso appunto sono ispirate alla Bibbia, e nient'altro. Il nostro immaginario non prende dai libri, non prende da niente, quindi qualsiasi impulso noi abbiamo rispetto alla vita dipende da quello che noi conosciamo, e più o meno tutto quello che noi abbiamo in testa è lo stesso per tutti. Non c'è questo senso di globalizzazione che abbiamo noi in testa in questo momento. Pur non volendo, noi non potremo mai metterci in un contesto di immaginario comune in cui ci sono così pochi punti di riferimento. Eppure questa ragazza, nonostante questo, ha un impulso da dentro, da qualche altra vita, non lo so, che la fa andare contro a tutto quello che per tutti è la normalità. Perché questo impulso vitale di cui mi ha parlato Filippo è più forte di qualsiasi cosa. E per questo è spinta anche soltanto ad andare a fare questo ballo nella foresta, fuori da ogni possibilità immaginaria di qualsiasi altro essere umano in quel paesino. E quindi per me, io vorrei che uscisse tantissimo questa cosa, soprattutto nel primo atto, cioè che è una ragazza con una vitalità fortissima, che ha visto morire i suoi genitori davanti a lei, e ha due altre figure che sono suo zio, che è la prima cosa di cui gli parla quando lei è andata a ballare nel bosco alla fine, è la sua reputazione, il suo sacerdozio e tutte queste cose qua, e poi un altro uomo più grande che forse è anche un po', non so, mi viene da pensare il papà, che non ho visto mai, comunque una carica mascolina che sento anch'io dentro di me da qualche parte, che mi dà la speranza che ci sia un motivo al di fuori da tutto questo. E quindi tutte le prime scene del primo atto, col rapporto con mio zio, col rapporto con le ragazze, col rapporto con Filippo, si vedono tutte le sfumature di questa vitalità fortissima che esce da ogni comprensione.
E quindi vorrei che uscisse questo, a dire la verità, vorrei che uscisse questa ragazzina. Però poi ci sono io di mezzo, c'è cioè Virginia, che invece pensa tantissimo e troppo. E quindi è veramente una sfida per me, probabilmente non arriverà da nessuna parte, però già il fatto che lei ha detto che si intuisce questo, c'è una commozione, per quanto tu voglia dire che stronza, non ce la fai, questo è già qualche cosa. E niente, questo, scusate. Se passi il microfono, vediamo se azzecco un nome, aiuto. Gloria, vale qui di nuovo. Portate pazienza, insomma, ci ho provato. Devo leggere. Allora, Valentina e poi anche tutto il gruppo delle appunto questa piccola comunità confusa e anche piuttosto pericolosa per chi sta vicino. Voi avete delle figure che sono molto unite, perché almeno da giù, vedendovi dalla platea, dà proprio l'idea di questa comunità che si muove all'unisono. E mi chiedevo se che tipo di se avete fatto in qualche maniera dei vostri percorsi di ricerca anche su queste condizioni della questi stati di alterazione, insomma, autoindotti, non provocati da sostanze, ma se gli è servito lavorare anche in questa chiave, in questa direzione, o ecco, se ci raccontate un pochino il vostro. Poi Caterina, se poi vi passate il microfono, arrivate fino a lei, che lei mi ha colpito molto, mi è piaciuto molto come hai costruito, c'è proprio un movimento di riassorbimento, lei viene lì presa dentro il gruppo ed è un passaggio che ci fai fare con te, veramente memorabile. Dire che è stato un punto molto bello, tanti punti, ma quello lo ricordo, anche l'idea di costruire quella specie di bandiera, insomma, una specie di, non so, bolla. Valentina. Allora, per quanto mi riguarda, io ho intrapreso Betty, la ragazza più piccola di tutte le ragazze, quindi quella che anche meno struttura di tutte le altre, e quindi io quando mi sono posta questa domanda, come può reagire una ragazzina così piccola a una cosa del genere, perché avrebbe 10 anni nel testo, ho pensato che molto probabilmente quella che viene pervasa più di tutte da questa vibrazione, da questo senso di libertà, da questo potere che a un certo punto loro sembrano avere. E quindi che in un certo senso lei più di tutte ci creda veramente che Abigail abbia dei poteri di qualche tipo. E poi per quanto riguarda il fatto dell'unione tra di noi abbiamo lavorato moltissimo con una coreografa, Caterina Basso, facendo molte improvvisazioni con il corpo per tutto quanto riguarda la coreografia del Sabba. Con Alex, che ha fatto le musiche, che all'inizio improvvisava mentre noi improvvisavamo fisicamente, e questo sicuramente secondo me ha dato noi modo di creare un nostro tipo di linguaggio, di unione, che penso che poi è quello che si veda, no? nello spettacolo. Per quanto riguarda quando dicevi di fare una ricerca su questi tipi di alterazioni senza usare medicinali, per quanto la tentazione sia molto grande, io per esempio ho un background, io sono laureata in neuroscienze, quindi io durante i miei studi sono andata diverse volte per fare pratica in case di cura in cui c'erano delle persone che avevano delle malattie mentali. E quindi io ho preso tanto spunto da quello, da queste persone che dicevano di sentire delle voci, e per loro era reale, cioè non,
non c'era distinzione tra la finzione o la vita reale, per lui quello era reale, quindi ogni volta che io entro in questa storia cerco di prendere tutto quello che viene come reale. Lei dice che c'è un uccello, io lo vedo e mi autoconvinco che c'è. E basta. Tu apri lo spettacolo, ma non parlo italiano, scusate. Fatou è la nostra perla, è la perla di questa compagnia, però ogni giorno penso a lei perché lei è francese e quindi essere in un altro paese e sentire tutte persone che parlano un'altra lingua tutto il giorno non è... Allora io interpreto sia, sono Gloria, interpreto sia Susanna Walcott, una delle ragazze, che Ann Putnam. E sicuramente per quanto riguarda Susanna, come donna e ex adolescente, si vivono tutte quelle dinamiche del gruppo, del se non ci vai vieni esclusa, che poi uno si porta anche dietro nella vita, no? E che veramente abbiamo vissuto. Per quanto riguarda il mio percorso personale su Susanna, l'ho immaginata come la più incerta, la più timida, quella che in realtà proprio non lo voleva fare, non le interessa, ma che ha uno slancio di uscire fuori dal tracciato, da quello che mi stanno insegnando, quindi è una cosa in realtà sana. E nel momento del tribunale, mentre tutte sono contente, io proprio ho sentito questa reazione di questo personaggio come quel senso di colpa e quel non lo dovevo proprio fare, che in realtà è molto triste, perché a volte capita nella vita che uno si butta per seguire un istinto sano di uscire, di andare per la propria strada, e magari la prima esperienza ti va male e uno si pente, no? Invece magari lo slancio era positivo. Per quanto riguarda Ann Putnam, Filippo mi ha fatto un bignami di quello che aveva intenzione di portare, e sicuramente c'è in ogni persona, ovviamente sia maschile che femminile hanno infinite sfumature, però ogni personaggio femminile ha tanto di dinamiche proprio sociali da tirare fuori, e per quanto riguarda quel personaggio io ho proprio sentito quella che è l'invidia femminile che in lei è molto presente, perché si confronta con questa Rebecca Nurse che è vista come una santa, come una donna buona, come una donna che senza avere potere ha potere, proprio perché è pura, è integra, un sacco di figli, ecco, e quindi questo suo sentirsi piccola, no? Piccola in realtà come anima, come sensibilità, e quindi cerca di compensare col potere e con affossare gli altri per sentirsi anche lei importante. Qual è questo gesto, se mi ricordo bene, di mangiare sgranocchio sempre quella devo dire, rende molto l'idea, no? Di questo bisogno quasi, l'altro percorso di questo insieme di nevrosi che questo testo ci racconta, c'è anche quella, no? Proprio quasi una specie di gesto che continua di avere, sì, accumulare, consumare. È piccolo, però si ricorda. Ciao a tutti, io sono Andy. Dopo il senso di colpa arriva la via di fuga, nel senso che io interpreto Mercy, e in questo spettacolo trovo che la parola chiave per questo personaggio è trovare una via di fuga, nel senso che lei scappa un po' come Abigail da questa solitudine che anche lei ha, e lo fa attraverso il gioco, attraverso il divertimento, attraverso il adesso arrivo io e distruggo tutto, adesso arrivo io e non ho assolutamente nessun tipo di problema a spogliarmi davanti a tutti. E questo lo fa perché appunto, come anche se in modo diverso, anche lei si sente un po' abbandonata, e come sua figura di riferimento assolutamente c'è Abigail, e
pronta a fare qualsiasi cosa c'è per lei, tanto che quando nella scena delle ragazze Abigail mi sgrida, io invece in quel momento lì mi sento molto in colpa e chiedo subito scusa, perché già solo il pensiero di farla arrabbiare, di farla soffrire, di non aver fatto quello che lei voleva fare è già troppo per me, e quindi è un personaggio che mi diverte molto e vorrei in questo lungo percorso riuscire a trovare più sfumature di gioco e a trovare questo affetto che c'è tra Abigail, perché ogni sera trovo che la cerco molto, perché proprio anche lei nel suo intimo vuole trovare qualcuno, è un po' la sua famiglia, diciamo, in qualche modo, e quindi è pronta a tutto, e quindi mi auguro di riuscire a trovare più vie di fuga, ecco. No, che dire, vabbè, sono tutti proprio dei personaggi meravigliosi, e devo dire che per quanto riguarda il lavoro con il gruppo delle ragazze è stata veramente è un'opportunità meravigliosa, perché ci siamo trovate fin da subito, e forse anche il fatto di aver cominciato tramite il Sabba, quindi effettivamente questo rito di unione, e quindi conoscerci attraverso i nostri corpi, penso che abbiamo fondato qualcosa di quasi qualcosa di ancestrale, un po' come un po' è questo rito, diciamo. E per quanto riguarda Mary Warren, è un personaggio meraviglioso, perché mi dà l'opportunità di scoprire e provare veramente cosa vuol dire avere paura, ma la paura nel senso che cosa è in grado di fare la paura anche alle anime più pure, anche le anime che non hanno intenzione, né hanno la capacità anche magari tipo rispetto ad Abigail, per l'intelligenza che Abigail magari di avere più dei pensieri, di voler magari alcune volte ferire, invece funziona, scusate, e invece Mary Warren è questa brava ragazza che semplicemente è pervasa dalla paura, che le fa fare alla fine un'azione ignobile, che è quella poi di tradire John Proctor, ma è anche in qualche modo di tradire anche Abigail, me tradisce entrambi. E quindi questo senso veramente che cosa la paura spinge a fare ognuno di noi. Forse è questo, se ci rendessimo conto che invece magari in una situazione di paura la vera forza si trova l'uno nell'altro, magari non sappiamo neanche qui proprio come epoca che stiamo attraversando, no? E invece alla fine di questa storia nessuno vince, perché alla fine tutti giocano per sé, e accusandosi a vicenda si arriva alla catastrofe, si arriva a questa apocalisse. E niente, quindi sì, è... ecco, so cosa dire, che meravigliosi, cioè abbiamo questa scena nel secondo atto con Elizabeth e John Proctor, e per quanto mi riguarda io non avevo grandi informazioni per Mary Warren, tranne appunto che era una ragazza un po' timida, sicuramente non coraggiosa, però nel mio immaginario, non lo so perché, ma Mary Warren era senza genitori, anche cosa molto probabile per quell'epoca, e quindi ho preso come riferimento, diciamo, le due figure di John e Elizabeth come un po' se fossero i genitori di Mary, anche se c'è sempre il fatto che Mary comunque è la serva di entrambi, e che però ho voluto un po' rinforzare, diciamo, questo rapporto che lei cerca in loro, per rendere anche più concreto quando alla fine lei li tradisce. E vi assicuro, cioè io poi vabbè ho pochissima esperienza, e grazie a Dio questa è una grandissima esperienza che mi è capitata, però c'è proprio una battuta di Mary che si rivolge a John Proctor, e devo dire che è una battuta che fa proprio male, cioè proprio è una battuta molto forte anche proprio a livello da interprete proprio. E quindi niente, prendo tutto da loro.
ed è meraviglioso avere l'occasione ogni giorno di attraversare Salem, perché poi ci sono proprio dei momenti, no, in cui nella storia basterebbe un sì di Elizabeth durante l'interrogatorio, basterebbe quella parola, basterebbe, e quindi sei lì e non sai mai come la storia potrebbe andare, no? E quindi attraversare ogni giorno è un viaggio, veramente. E mi auguro che sia un piacevole viaggio per tutti voi. Grazie. Allora, se passi il microfono a Nicola Pannelli, cominciamo la fila. Ci siamo divisi in uomini e donne, proprio da sale. Per caso. Da sale. Allora, cominciamo con Nicola Andrea di Casa, il nucleo di quelli, insomma, meno i personaggi su cui abbiamo meno dubbi rispetto alla loro negatività, sono un po'. Sono un po' i due, già meno il personaggio di Fulvio, poi i due colonne, insomma, di questa macchina della morte che si scatena a Salem. Volevo chiederti, Nicola, come trovi questa figura? Trovi un po' una domanda come quella che mi interessava, che avevo fatto a Manuela. È compatto? Percepisci che ci sono delle variazioni? Per esempio, io leggendo il testo mi pare quasi la figura che è quello che non vacilla mai, in un certo senso, che va sempre su una linea molto precisa e netta, inverando continuamente la sua posizione iniziale. È così, mi sbaglio, invece tu trovi che ci siano degli scarti? Come descriveresti, insomma, un po' la tua funzione nello spettacolo? Allora, rivestendo il ruolo del giudice e venendo da fuori, perché non è di Salem il giudice, è un giudice un politico, perché è vicegovernatore del Massachusetts e appunto viene da fuori. Se Salem fosse un vaso, una pianta, il giudice, il giardiniere, non fa parte di quella pianta lì. E il suo compito in qualche modo esaurisce il suo percorso umano all'interno di questa storia. Mentre abbiamo bisogno, e Miller ha bisogno, di raccontare per brevi tratti, oppure con una capacità anche molto, cioè, molto precisa, di disegnare i personaggi che saranno vittime o delatori, quindi da Proctor alla moglie, alle ragazze, no? A quello che gli succede, a mettergli dentro un'anima complessa, complicata, a regalargli delle sfaccettature. Per il personaggio che viene da fuori e che taglia, sega di netto questa comunità, è un po' come se noi non andassimo alla ricerca di un'empatia, anche perché molto probabilmente Miller ha bisogno di farci rispecchiare con i personaggi di cui siamo, no? che vediamo come vittime. Abbiamo bisogno di entrare, no? Perché Miller è un po' come se replicasse il grande racconto di Brecht, la famosa frase di Brecht: sono venuti a prendere i comunisti e io li odiavo, per cui non ho detto niente, no? Poi sono venuto a prendere gli accusati di stregoneria e, siccome in qualche modo sospettavo di loro, non ho detto niente. Poi sono venuti a prendere me e nessuno ha detto niente, no? Sembra che in qualche modo
lasci un avvertimento, comunque per dire, per chiudere il pensiero, pur venendo da fuori, pur essendo incaricato di un compito, in parte Filippo mi ha suggerito l'idea di un politico che è investito della responsabilità di riportare ordine in una zona critica, fortemente critica del paese, no? Che a quel tempo era giovane, e parte come qualcuno che seriamente fa il suo lavoro e naturalmente è molto attento che questo lavoro poi gli porti anche un rendiconto poi a livello politico, ma poi comincia a scontrarsi contro tutte le favole che questa storia si crede, questa crea, e piano piano invece di farti, come dire, di aprire delle falle dentro di lui, comincia ad agire con una forza ostinata e contraria contro questi buchi che si aprono per negare l'evidenza, per negare le evidenze. Si parla di un giudizio in cui non ci sono avvocati, non c'è una difesa, come nel caso della caccia alle streghe nel mondo hollywoodiano e non solo, durante il maccartismo, non c'è un vero tribunale, è una commissione, ma che è capace di entrare come una spada, come una mannaia nella vita delle persone e distruggerle. Quanti si sono suicidati, quanti hanno perso il proprio lavoro e sono andati a mendicare la propria esistenza, hanno rotto le famiglie, no? C'è stata veramente una strage terribile. Esatto, c'è ricerca. E io dal mio punto di vista non ho potuto che ovviamente prendermi in carico questa cosa, all'inizio anche fin troppo, cominciavo ad avere timore di perdere il mio rango politico, no? Il mio rapporto privilegiato col potere da subito, poi in realtà abbiamo fatto in modo che questo venisse dilazionato nel tempo dello spettacolo, quindi al momento tutto quello che io affronto è più facile, per un bel pezzo del testo io entro nel terzo atto, quindi nel secondo tempo, quindi arrivo dopo, comunque è col tempo che cominciano a nascere i problemi, a realizzare che sono di fronte a qualche cosa che rischia di compromettere. Oltre all'indicazione di Filippo, ho fatto un percorso sicuramente verso l'istericizzare la volontà di mettere una parola, la lapide, su questa storia. Quindi ho sposato fino in fondo il compito politico, istituzionale, credo anche di, senza procurarmi empatia da parte del pubblico, anzi ho già notato che proprio in maniera lampante che ci sono persone che mi detestano, sì. Sì, che odiano, che pensano che io più o meno debba essere così perché mi è stato assegnato questo ruolo, quindi più o meno il regista avrà assegnato il ruolo giusto all'attore giusto. Ho già capito questa roba qua, comunque non creando empatia, però ho cercato di umanizzarlo, ma non tanto perché non lo sia o non lo fosse, ma proprio perché ha un ruolo comunque di funzione, ok? No? Di funzione, scienziato tedesco, tedesco nazista da laboratorio, insomma. Ho cercato di dargli una forma di
di fragilità, di debolezza. Una naturalmente è un pensiero ossessivo, è già contenuto nel suo stesso percorso, nel senso che è qualcuno che si lascia sopraffare dalla paura, dal terrore che questa cosa lo distrucca, no? È un po' una specie di duello tra un fenomeno di follia collettiva e la mia capacità di mettere ordine, ok? È un duello, non posso permettere che vinca. Quindi già nell'ossessività, poi credo nel corpo, questo c'è un percorso anche fisico molto diverso, no? Dall'inizio alla fine. Ieri sera qualcuno ha detto, al di là del fatto che io faccio anche il prologo e l'epilogo, questo è curioso che anche Filippo abbia deciso di far raccontare questa storia non a una vittima ancora in vita o a un testimone, ma proprio a chi è il responsabile in qualche modo, no? Proprio bello anche un attimo riflettere su quello. Comunque c'è qualcuno che mi ha detto che a un certo punto, anche all'interno del processo, che rappresenta il terzo atto, c'è stato, mi ha visto invecchiare, ok? Invecchiare, cioè il corpo subisce una trasformazione in questo personaggio, no? Dall'inizio alla fine, non c'è più. Poi così per un impulso esterno per me che è stato molto affascinante, ho voluto a un certo punto creare un incidente proprio fisico, cioè qualcuno non se ne accorge nemmeno, qualcuno invece l'ha notato, un incidente fisico che poi si porterà avanti fino alla fine. E credo che un incidente fisico, un invecchiamento e tutto quanto, che naturalmente non assolvono questo, anzi secondo me sono delle sorte di aggravanti di questo personaggio. È un po' come se io gli avessi dovuto dare delle fragilità, non per dire, per sospendere il giudizio e dire, vedete, anche questo che è un assassino, per quanto motivato all'inizio, finisce per essere un assassino, però vedete, anche lui ha delle debolezze, no? In questo caso io le sue debolezze ho dovuto mettere come segni demoniaci, è come averlo denudato, come averlo detto, averlo definito, averlo trovato nella sua natura scheletrica, quasi come un demonio. Grazie. Andrea, ecco, anche tu con Paris, dunque, religione. Sei un religioso. Sì. Apriamo questo enorme capitolo del come come ti sei avvicinato a questa ossessività, a questo rapporto totalmente improbabile, per infatti scusa, non riesco neanche a articolare la domanda, perché per me è un rapporto improbabile con la dimensione religiosa, quella che ci racconta. Ovviamente Miller la pone in chiave di metafora, quindi possiamo spostarlo su altre nostre ossessività, però oggettivamente pare essere un di fede. Quindi ecco, è complesso, credo, anche mettersi in relazione con quel tipo di spiritualità ossessiva. Che cosa hai potuto, come ti sei mosso? Allora, prima però voglio salutare Mariangela, Granelli che l'ha, ciao, volevo salutare, ringraziare di essere qua e complimenti. E poi rispondendo alla domanda, allora io innanzitutto c'è da fare un ragionamento, il Paris è il capo del villaggio, è una società teocratica,
Quindi l'aspetto religioso corrisponde anche al potere forte, potere politico più che legato alla figura del prete che possiamo avere noi. E dà un motore che non smette mai di portare avanti tutte le sue scelte, che è la paura. È, credo, il personaggio all'interno del Crosuolo che porta avanti proprio la paura, il discorso della paura. La paura di tutto ciò che esce dal dogma. Lui ha paura ed è quello che scatena tutto, tra l'altro, perché andando a vedere, scoprendo le ragazze che ballano, la sua paranoia, la sua paura fa sì che sua figlia, pur di non rispondere a lui, finga lo svenimento. Questo svenimento prolungato fa sì che lui chiami il reverendo E, che è un esorcista, e da lì scoppia questa inesorabile frana. Io credo che sia quanto di più emblematico adesso, almeno sarà il sentimento della paura, soprattutto in questo periodo che mi accompagna parecchio. Quindi una grossa fatica in questo non l'ho fatta, nel senso che mi accompagna la paura, c'è, è costante, poi cambia colore. Ma a me fa ragionare su una cosa, che tutti i personaggi di questa, quasi tutti i personaggi all'interno del Crogiolo, che non siano le bambine, hanno paura. Le uniche che non hanno paura autonoma, autoindotta, sono le bambine. Hanno una paura di riflesso, hanno paura perché cominciano a fare nomi semplicemente per evitare un assurdo castigo, anche perché vengono castigati perché ballano e basta, e sono costretti ad andare a ballare di notte nella foresta. E credo che quello che dice Nicola all'inizio, che è il prologo, dice all'inizio, lo dice proprio, vedevano il resto del mondo, ma non so come funziona. Non funziona, E quindi quello che dice Nicola all'inizio, che viveva questa società di Sara ai confini di questa foresta, e tutto ciò che era al di fuori di Sara veniva visto come un pericolo, è assolutamente facente parte del modo di pensare di Harris, e quanto poi accompagna la politica attuale, la paura è unita al potere, che cosa può fare? Già, insomma, riempito la storia. Come diceva Nicola, anche del suo personaggio, anche il tuo cambia molto fisicamente. Arrivi decagono, integro, sicuro di te, e poi piano piano questa figura, è molto bello il disegno che fai di questo suo cambiamento. Eccoci, appunto, un po' che non ci sia stato proceduto per questa rivoluzione di personaggio, dici? Ma tu mi fai sempre domande difficilissime, anche per esempio l'evoluzione del personaggio. L'evoluzione del personaggio è la chiesa a tutti. Ma sì, cioè, niente, quando a provarlo, lui con Filippo ci eravamo messi d'accordo sul fatto, cioè Filippo mi ha detto che sarebbe stato bello avere un arco narrativo completo, e in effetti il personaggio ha un arco narrativo completo, no? E quindi passare da uno stato ad un altro transitando su un paio di intermedi, però fondamentalmente l'inizio, appunto quello che dicevi tu, monolitico, no? Il personaggio che arriva forte delle sue convinzioni pregresse, anche perché è uno studioso, insomma, tutta quella roba lì, il personaggio più disgustoso di tutta la commedia, e invece poi, sì, lui è vero, no? E invece poi arriva ad essere, no, ti spiego perché, arriva ad essere poi un personaggio disperato, no? Quindi arrivare sino alla disperazione estrema, per cui lo scardinamento di tutte le convinzioni pregresse.
Dico che è il personaggio più disgustoso di tutta la commedia per il fatto che comunque lui gli strumenti per analizzare quella realtà ce li prende pure, ma non li usa. Non li usa, oppure li usa soltanto in ritardo, e quando questo suo muro, no, di ferro inizia a crollare, no, e qualche cosa si intravede al di là di quello che lui ha elaborato nel corso di anni, fintamente, un processo esclusivamente mentale, è troppo tardi, per cui li impiccano tutti quanti. Però la possibilità di cambiare qualche cosa, lui come entità, capito, entità culturale, ce l'avrebbe, però non ha quella forza empatica, cioè non ha quel cuore necessario, l'empatia necessaria. È un personaggio ottuso, quindi come tutti i personaggi ottusi commette gli errori gravissimi. Gli ottusi non sono stupidi, l'ottusità è un difetto del cuore, non della mente, no? Per cui lui non è in grado di comprendere. Io ho uno zio che è uguale, esattamente la stessa cosa. Sì. Ottuso di un cuore come una pietra, però non è stupido. Quando poi questa sua ottusità viene meno, di solito in presenza delle tragedie familiari, allora si scopre una personalità più fragile, più dolce. Però deve arrivare la tragedia per far sì che questa sua ottusità si decomponga, ed è il motivo per cui io spero che rimanga sempre ottuso. La stessa cosa avviene in questo personaggio: con l'arrivo delle tragedie, no, qualche cosa dentro di lui si decompone, dice ma vuol dire che forse ho sbagliato qualcosa, ma il forse ho sbagliato qualcosa contiene il pensiero del fatto che lui già sa che potrebbe aver sbagliato qualcosa, no? Per cui lo considero il peggiore di tutti, e infatti mi è capitato. Sempre per la somiglianza che diceva di Cora. Sì, sempre per la somiglianza che diceva. Invece secondo me c'è del buono c'è del buono, capito? Non c'è della è soltanto buono. Ha quella componente lì, c'è cioè l'arrivo della disperazione, chissà che cosa succede, sarebbe bello per uno spin-off, diciamo, che cosa succede dopo, quel momento lì, sono fughe, sì, perché lui dice, buona sera, dice, che si è scontato così tanto, che scrive, che è morto, nel suo letto, scrive un cioè, libro, in realtà, no. Però scrive un libro, scrive un libro, una modesta, ma già modesta, prima avrebbe scritto una monumentale, invece poi dopo quello che siete lì. Con Paolo e con Ale chiudiamo il giro, loro sono... Buonasera, di Gennaro ovviamente. Io sono Paolo Giancasso, interpreto due personaggi, nel primo tempo interpreto il marito di Rebecca, Francis Nunes, e nel secondo tempo invece Eric. Francis Nunes e Eric sono due persone che hanno due ruoli molto ben definiti all'interno di questa comunità di Salem, piccolo proprietario terriero, felice, molti figli, molti nipoti, ed è la rappresentazione plastica, o almeno così lo rappresenta Miller, del precipitare degli eventi. Cercherà, è rappresentato proprio nel climax, no, della comunicazione dell'arresto della moglie, cerca disperatamente conforto anche da Hale, che però non sarà in grado di offrirgli, quindi percepirà come dire, l'impossibilità di trovare una soluzione, diciamo. Eric è invece, come dire, il civic, la guardia, il carabiniere, il poliziotto di questo paese, che vede tramutare il proprio ruolo, perché da, come diceva Filippo, piccoli litigi, le piccole schermaglie, arriva la legge, il vice governatore, e lui proverà a come dire, farsi tramite di quello che era quel mondo e quel modo di interpretare la legge nei confronti di questo nuovo modo, che è invece estremamente più severo, marmoreo e inattaccabile. Addirittura proverà a difendere il povero John Proctor dicendo che è un buon uomo, no? Il vice governatore, che quindi ovviamente passa immediatamente oltre. Diventa il carceriere da poliziotto, quindi è anche una mutazione fisica alla mia, nel senso che poi le parole si fanno molto molto rare, e c'è questo rapporto prevalentemente fisico con le persone a cui lui vuole bene, perché questi sono suoi amici, sono persone verso cui lui ha un rapporto, e quindi c'è prima questo, per esempio con Rebecca, con Elizabeth, l'accompagnarla in maniera quasi un po' formale, ufficiale, poi la porta via quasi come volerla sottrarre da un momento di bruttura, e con Proctor diventerà in questo continuo scendere all'inferno di questa situazione che esplode anche per lui,
e proverà a così curarsi un po' con l'uso e l'abuso dell'alcol, arriverà a prendere Proctor e portarlo prima, pensa lui, a un'eventuale possibilità di salvezza, e invece poi sarà costretto a sradicarlo addirittura dall'ultimo braccio della moglie per portarlo alla morte. Quindi sono due personaggi, diciamo, piccoli, ma tutti e due molto molto densi di eventi, sono due pietre rotolanti verso questo abisso. Grazie. Avevo, scusate, dimenticato anche Gennaro Biase, che è rimasto impallato dietro, quindi scusate, non ti avevo visto. Allora mancano Gennaro e Albert. Sì, io subito, buonasera a tutti, dico che io interpreto Gil Colli perché è uno delle creature più amorevoli che abbia potuto scrivere Miller in questa, diciamo, in questo dramma popolare, perché questo è uno spettacolo che ha un forte messaggio politico, con una cifra drammaturgica molto popolare, arriva a tutti loro perché è una scrittura molto popolare, che Miller è un genio. E riguardo a Gil Corre, voglio dire, è un personaggio molto tenero, è un uomo che ha un senso di una giustizia molto forte, e una battuta che mi ha portato a fare questa mia interpretazione, anche grazie a Filippo che mi ha tracciato la strada molto limpidamente, molto ben precisa, è la battuta che dice Elizabeth, che dice come è morto Gil, e dice è morto con delle pietre sul petto, perché lui è stato 3 giorni massacrato e per 3 giorni realmente personaggio, per 3 giorni è stato torturato e non ha mai parlato, non si è mai dichiarato, ha detto solo più peso, questa più peso mi ha portato a fare questa interpretazione. Grazie. Sì, però tutti i personaggi sono realmente esistiti. Sì. Ma sì, però dicevo, la morte di Gil Corre è avvenuta davvero così. E salve a tutti, io sono Alef Viola, interpreto Gil. Anche l'autore delle musiche. E sono l'autore delle musiche. Sì. Mi è sempre molto difficile parlare delle musiche perché è il canale, cioè parlano da sé. Posso dire delle cose tecniche, ma non penso che interessino molto. Comunque c'è un'evoluzione nella musica. Hai scelto una musica molto riconoscibile, molto cantabile, molto di tutti sanno cos'è. Sì, è proprio stato scelto di reinventare grandi successi che hanno segnato l'epoca rock. Sì, ha generato un po' di discussioni, tutto ciò. Sì, sì, ha generato delle discussioni perché io sono per generare dal nuovo. Ma non solo, in questo viaggio ho scoperto anche che invece ho riscoperto la forza di questi brani, ecco, che sono poi in realtà Russian di Sting, The End e The House of the Rising Sun, e poi c'è la Belly americano, che evidentemente è una citazione, è impossibile non pensarci, di Jimi Hendrix, del quale io sono un pochino superiore rispetto a no, il mio lavoro è stato riuscire a suonarla molto peggio di quello che ho suonato. Quindi ecco, se volete vedere uno un po' meno bravo di Jimi Hendrix, se non so se avete visto lo spettacolo. Ci sono domande dal pubblico? Scusate, ci siamo presi il tempo, ma era davvero troppo importante ascoltarli, e se volete fare un intervento veloce parlate adesso. Quanti hanno visto lo spettacolo? Mi da vedere 2 volte, io grazie. Esce energia dal fatto scena, non solo energia sua, energia classica. Grazie. Comunque sono anni che così si deve spettacolo, così bello, no? E piacciono, vorrei dire, sotto tutti i punti di vista, della scenografia, della regia, della recitazione. Io mi complimento veramente, vi ringrazio. Grazie. Perché è stato veramente bello, interessante, e abbiamo continuato a discutere dopo. Grazie.
c'è stato un dibattito nell'intervallo, perché è uno spettacolo che con grande orgoglio e con grande gioia sento che accende dei dibattiti, accende delle discussioni e delle domande fondamentalmente. Questo ringrazio ovviamente il pubblico che percepisce questa possibilità di interrogarsi, perché era insomma il nostro obiettivo più grande, quello non di affermare qualcosa ma di far nascere delle domande che abbiano a che fare possibilmente certo con lo spettacolo, e mi fa molto piacere che abbiano a che fare anche con il nostro presente. Di questo sono veramente totalmente grato al Teatro di Torino e al Teatro di Bolzano, al Teatro Mercadante di Napoli, che hanno reso possibile tutto questo con non poco sforzo, perché potete immaginare, insomma, è stata un'impresa non semplice, con una compagnia così numerosa e con tante, poi chi ha visto lo spettacolo, tante anche tra virgolette diciamo effetti speciali, ma comunque insomma è stata ed è e sarà fino almeno a Natale, gireremo molto. C'è ancora questa settimana e tutta la prossima, finiamo domenica 23. Sì. Grazie.